Vi dicevo, io adesso vi farò vedere come io faccio una pianificazione usando un software normalissimo, cioè righe e angoli. Allora, io sono come Hannibal, io adoro i piani ben riusciti, mi piace da morire riuscire a realizzare in sala operatoria quello che ho in mente. E di solito cerco di dare al mio lavoro una certa schematicità, cioè cerco di arrivare in sala operatoria senza dover improvvisare. Io ho lavorato con gente che improvvisava ogni giorno, lo detestavo, mi metteva a disagio, per cui cerco di non mettermi in quella condizione lì. E per cui anche qua cercherò di darvi uno schema mentale su cui bisogna procedere. Allora, quali sono i punti chiave quando faccio una pianificazione? Prima cosa, noi dobbiamo conoscere quali sono i nostri parametri di riferimento. Il primo, l'abbiamo già visto, è la linea di Mikulicz, che poi si può chiamare Higney Ankle Axis, asse meccanico dell'arto inferiore, weight bearing line, è sempre quello. Dal centro alla testa del femore, al centro della caviglia. E anche lì, dove misuriamo il centro della caviglia? In teoria, se uno guarda questo disegno, è il centro della tibia peroneale, ma non è facile misurarlo lì. La stragrande è un po' più semplice. Comunque, in base a dove passa questa linea del ginocchio, ne distingueremo un allineamento neutro, varo o valgo. E qua veniamo alla Bibbia dell'osteotomista di Drew Paley. Questi valori sono i nostri riferimenti. A destra abbiamo gli angoli anatomici, a sinistra quelli meccanici. Noi oggi parleremo del meccanico, non guardate più l'anatomico, e vedete che ci sono degli acronimi, delle sigle, di cui adesso vi spiegherò il significato. Ricordatevi che quando c'è una M piccola sta sempre per mechanical, quando c'è una A piccola sta sempre per anatomical. Sulla tibia la M e la A non ci sono perché asse meccanico e asse anatomico corrispondono. E questi sono i nostri tre parametri, quelli che ci interessano, che sono il mechanical, lateral, distal, femoral angle, che è nella popolazione generale 88 gradi. Poi c'è il joint line convergence angle, che è l'angolo di convergenza della linea che passa per il punto più distale dei condili, la linea che passa sul piatto tibiale, e quindi ci dà la convergenza dei due assi, delle due linee epifisarie. Sono queste, vedete, una e due. I punti sono il punto più distale del condilo laterale, il punto più distale del condilo mediale e la linea del piatto tibiale. Poi sulla radiografia si vedrà meglio comunque. Terzo parametro, medial proximal tibial angle. Il joint line convergence angle ha un valore normale, diciamo da 0 a 2 gradi, medial proximal tibial angle 87 gradi. Questa situazione qua determina, come abbiamo visto prima, un'inclinazione della joint line di 3 gradi rispetto alla linea di Mikulicz. Dove va a approssimare quella linea? L'abbiamo visto prima, non eri attento. Ma una volta lei non studia. L'ho fatto già vedere due volte. Sale sulla tibia? Niente, proprio. Non si applica. Questa è un'altra cosa molto importante. Dove deve passare la linea di Mikulicz? Deve passare al centro delle spine tibiali, davvero? Abbiamo visto prima che parlavamo di constitutional varus. Paley dice che nella popolazione generale il MAD, quindi la deviazione dell'asse meccanico, mechanical axis deviation, è 8 mm mediale. Quindi se voi vedete uno che ha la linea di Mikulicz che passa qua, è normale. Poi i valori cambiano secondo gli autori, però qua dovete considerarlo un allineamento normale. Cinematico. Quindi, altro parametro di riferimento, mechanical axis deviation, la distanza della linea di Mikulicz da quello che consideriamo il centro del ginocchio. Il valore medio di Paley è 8 mm. Quando noi abbiamo una linea di Mikulicz molto lontana dal centro, possiamo, se vogliamo, anche misurarla. Questo ci dà un'idea di quanto è importante la deformità. Poi c'è questo parametro qua, di cui si parla poco, ma che è importante ed è un parametro che
tipica espressione della scuola tedesca, che è l'angolo tra la linea di Mikulicz e la joint line. Perché è importante questo? Diventa importante ora per capire quando è indicato fare un'osteotomia a doppio livello. Allora, ritorniamo al discorso appoggio bipodalico. La nostra joint line ha un'inclinazione di 3 gradi rispetto alla linea di Mikulicz. La linea di Mikulicz è parallela alla linea, all'asse centrale del corpo. Questo in appoggio bipodalico. La joint line che cos'è? La joint line è la bisettrice del joint line convergence angle, cioè noi qua abbiamo il piatto tibiale, i due condili, se convergono la bisettrice e la joint line. Se sono paralleli, ovviamente la joint line sarà parallela. Ma in appoggio monopodalico succede questo. Succede che la linea di Mikulicz si valgizza di 3 gradi. La joint line diventa perpendicolare alla linea centrale del corpo. Dopo ritorneremo su questo concetto. Veniamo alle fasi della pianificazione. Tutti noi, quando abbiamo cominciato a pianificare, tiravamo la linea di Mikulicz, poi la disegnavamo a 62,5% del piatto e facevamo la correzione dove pensavamo fosse giusto. C'è però una fase prima che è anche più importante, che è quella della definizione dell'analisi della deformità. Definizione della deformità. Io ho una radiografia e varo questo ginocchio. Sì, lo vedo che varo, ma quanto varo è? Allora traccio la mia linea di Mikulicz e ho un valore numerico della mia mechanical axis deviation. E questa è ciò che definisce la mia deformità. Dopodiché può essere espresso in millimetri, come qui. Può essere espresso con la Fujisawa scale, quindi entrambi i condili dei piatti tibiali vengono divisi da 0 a 100%, quindi un valore percentuale dei due piatti tibiali, io posso esprimerlo in questo modo. L'altro modo è quello di considerare il piatto tibiale come 100%, iniziare a contare da mediale, quindi 0 mediale, 100 laterale, ed esprimere il passaggio della mia linea di Mikulicz su un valore percentuale, che probabilmente è il modo più semplice. E qua veniamo a un'altra cosa molto importante: la qualità delle teleradiografie, che a volte è raggelante. Nel senso che un concetto apparentemente banale e basico, come il fatto che il punto di riferimento per studiare un ginocchio deve essere la rotura allo zenith, è sconosciuto al 70% dei tecnici di radiologia. Tanto che io ho appena cambiato luogo di lavoro, la prima cosa che ho dovuto fare è andare in radiologia e spiegare ai tecnici come mi servivano le telearti. Allora, questa è una pubblicazione di Paley del 94. Sono passati appena 25 anni e ancora questi due concetti non sono stati completamente acquisiti. Quindi, prima cosa che vi consiglio, guardate sempre che la radiografia sia stata fatta corretta. Non sempre è facile, perché ritorniamo al discorso dello special case. Esiste quello che ha la rotula sublussata e se tu metti la rotula allo zenith ti falsa tutto? Esiste. Esiste quello che ha un grosso difetto torsionale? Esiste. Però nella maggior parte dei casi, se io metto la rotula allo zenith, ho dei condili simmetrici, ho una sovrapposizione del perone di un terzo rispetto alla tibia, normalmente è una radiografia affidabile. E per il tecnico che li deve posizionare, bisogna dirgli che si dimentichino completamente che esiste il piede e che guardino con pollice e indice dove va messa la rotula. Questa è la stessa paziente, è una mia paziente. Sono due radiografie diverse. Sapete che guardate dove passa la linea di Mikulicz, qua e qua. Ballano 4 gradi di correzione. Allora, qua la rotula guardava all'esterno. L'arto resta ruotato e l'altra cosa è accorciata di qua. Vedete che i due acetaboli non sono allo stesso posto. Qua è stato messo un rialzo di 5 mm. I tetti acetabolari sono praticamente allo stesso posto. L'asse meccanico cambia. Io ho un video, che però adesso anche era questo, che però non credo di potervi far vedere, dove si vedono il passaggio da una radiografia all'altra, si vede proprio la diversa rotazione del piede. Christian è uno sul computer, dopo ve lo faccio vedere. E cambia veramente poco nel posizionamento, ma cambia tantissimo nel planning. Chiudete il video. Il problema è che tanti dei nostri pazienti arrivano, hanno fatto le radiografie in posti diversi dove noi lavoriamo
e quindi qualche volta diventa anche problematico farle ripetere, però ripeto, questo cambia il nostro lavoro. Questa è una paziente sua, vedete come, dove sono le rotule. Cambia parecchio. Yeah. Io ho un video uguale, che è quello di quella paziente lì. Cioè, se uno le guarda una vicino all'altra, sembra veramente che stia ballando su una gamba sola. Quindi attenzione, perché un minimo di tolleranza va bene, ma oltre rischia di farvi sbagliare l'intervento. Analisi della deformità. E questa è la cosa che una volta non facevo, che da un certo punto in avanti ho iniziato a fare sempre. L'analisi della deformità si basa sulla misurazione di questi tre parametri: meccanica lateral distal femoral angle. Questo ci, che valore è, che cosa ci esprime? Ci esprime la componente femorale della deformità. Quindi noi abbiamo un varo femorale se maggiore di 88, un varo femorale se minore di 88. Poi c'è la joint line convergence angle, e questa si dice la componente articolare della deformità. Quindi c'è un varo articolare se è minore di 0, quindi se la convergenza, anziché essere mediale e laterale, un varo articolare se è maggiore di 2 gradi. Quindi è un'espressione dell'usura della cartilagine e della lassità legamentosa. Il medial proximal tibial angle ci dà la componente tibiale della deformità. C'è un varo tibiale se minore di 87, un varo tibiale se maggiore di 87. Questo cosa significa? Che se io misuro questo ed è 88, misuro questo ed è 87, misuro questo ed è 7 gradi, che cosa mi sta dicendo la mia analisi della deformità? Qual è la prima cosa che vi viene in mente? Normale, normale, alterato. Problema è che non devo fargli un'osteotomia, perché non è una deformità costituzionale, è una deformità solo articolare. Questa è un'indicazione, se ho un contatto osso-osso, per una monocompartimentale. Questa è l'indicazione, non l'età, il peso e le altre palle. Questa è l'indicazione principale. Se questo è alterato, questo è normale, al di fuori dei casi particolari, tipo il 25 ben sintomizzato, non ha senso fare un'osteotomia in questo caso. Esattamente come se io ho un medial proximal tibial angle di 80 anziché 87, e mi metto a mettere una monocompartimentale perché ho un contatto osso-osso, è facile, non correggendo il varo tibiale, che la mia monocompartimentale dopo qualche anno la dovrò revisionare. E qua vedete le misurazioni che vengono fatte, come vi dicevo, tirando la riga verticale è sempre, in questo caso, l'asse meccanico del femore, quindi centro della testa del femore, centro dei condili. Questa linea qua, la parte più distale dei due condili. Joint line convergence angle, ovviamente, parte distale dei due condili e piatto tibiale. Medial proximal tibial angle, centro della caviglia, centro delle spine, tangente per il piatto tibiale. Quindi, analisi della deformità, questo è un esempio. Io, quello che vi dicevo prima, il varo dove è femore, tibia, articolare, il più delle volte è dappertutto. Quindi, se ho un meccanica lateral distal femoral angle così, ho un varo di 1,65 sul femore, 2,65 articolare, 2,25 sulla tibia, devo fare delle scelte. E le scelte a questo punto dipenderanno anche da che cosa io penso che sia meglio fare in questo caso. Quindi ci sono degli schemi e ci sono anche delle situazioni in cui io devo fare delle scelte in base a chi ho davanti. Veniamo alla pianificazione e alla correzione. Adesso che ho fatto l'analisi della deformità, io so che cosa voglio fare, perché ho deciso in base a questi valori se voglio correggere il femore, se voglio correggere la tibia, se non voglio fare un'osteotomia o se voglio fare un'osteotomia a doppio livello. Pianificazione della correzione. Ci sono tanti metodi, io vi faccio vedere il metodo dei miniaci perché è quello che in genere si usa di più oggi. Il metodo di miniaci consiste nel tracciare la linea di Mikulicz originaria, poi di tracciare una seconda che passi nel punto dove noi vogliamo la correzione, nel punto di correzione, che abitualmente si dice essere il punto di Fujisawa. Poi abbiamo visto e detto che non è esatto questo.
Però per renderla così semplice, diciamo il punto di Fujisawa al 62,5% del piatto. Una volta che ho tracciato la seconda linea, quindi la nuova linea di Mikulicz, io traccio un angolo che va, se correggo la tibia, dal centro della tibia stragalica alla mia cerniera dell'ostotomia, a dove voglio che vada la mia tibia stragalica. Quindi io voglio portare la caviglia da qui a qui, perché se io la porto qui, la mia linea di Mikulicz passerà dove io voglio. Quindi questo è l'angolo della mia correzione. Io lo traspongo sull'ostotomia e so quanto devo correggere. Se correggo il femore, lo faccio sul femore, quindi traccio la linea di Mikulicz originaria, traccio la nuova, ma la traccio partendo dal centro della tibia, perché voglio, devo vedere dove voglio mandare la testa del femore. Quindi scelgo il mio hinge point e traccio un angolo che va dalla posizione originaria della testa del femore a dove io la voglio mandare. E poi è tutto come prima. Veniamo alla pianificazione della correzione. Sì, certo. Torna indietro? Nella parte tumorale, quello che sarebbe il Fujisawa point. Dov'è? Fai il 62,5% di questo ne parliamo dopo, perché te ne parlo dopo di dove andare a mettere il punto della correzione. Ma non dipende se fai femore o se fai la tibia, dipende se fai un varo o se fai un valgo, perché nel varo tu tendi a una lieve ipercorrezione, nel valgo no, perché con una linea di Mikulicz al centro delle spine il 25% del carico è laterale e il 75% è mediale, quindi è sufficiente allinearli al neutro. Quindi, pianificazione della correzione. Quali sono i nostri punti di riferimento? Primo step, centro testa femore, centro tibia stragalica, scelta al punto di correzione, nuova linea di Mikulicz corretta. Secondo step, valutiamo l'inclinazione della joint line, quindi misurazione dell'inclinazione della joint line rispetto alla nuova linea di Mikulicz, ora ve lo farò vedere, questo ci dice se fare uno sottomia a doppio livello oppure no. Step 3, misurazione dell'angolo di correzione con il metodo dei miniaci. Step 4, disegno del cuneo di correzione, da cui dovremo detrarre, questo è importantissimo, l'eccedenza del joint line convergence angle. Quando noi abbiamo questo valore molto elevato, 7 gradi, nel momento in cui noi rimettiamo in asse l'arto inferiore, questo cambia, perché se voi immaginate un ginocchio varo con un comparto laterale tutto aperto e uno mediale tutto chiuso, nel momento in cui valgizzate la tibia, quel comparto mediale si riaprirà, quindi questo valore cambierà. Questo è il primo responsabile delle ipercorrezioni eccessive nel varo. Quando noi apriamo una tibia, facciamo il planning, apriamo la tibia, quello che abbiamo progettato, e ci troviamo nel post-operatorio una linea di Mikulicz al 73% del piatto, quindi troppo, è perché non abbiamo detratto questo valore che va sottratto dalla correzione. Infine noi misuriamo il nostro cuneo di correzione sulla radiografia e dobbiamo ricordarci che una radiografia è un ingrandimento, quindi dovremmo sottrarre l'ingrandimento. Ora vediamo questi step uno per uno. Quindi step 1, punti di riferimento, testa del femore, centro della caviglia, da tibia stragalica. Io qua ho messo Fujisawa point per semplificarvi le idee, perché se iniziamo a discutere oggi se metterlo qui, metterlo qui, metterlo qui, non usciamo più vivi. Quindi io quello che vi consiglio e che faccio io di solito, io non amo molto questa ipercorrezione, mi piace correggere un po' meno, un buon riferimento grafico può essere, oggi soprattutto, l'apice della spina tibiale. Tante volte l'apice della spina tibiale tracciata la linea di Mikulicz vi porta più o meno in questa zona. Quindi può andare bene anche l'apice della spina tibiale. Non c'è uniformità di vedute su dove è meglio correggere, come abbiamo potuto vedere prima. Vedete, questo è il discorso del punto di correzione, quello che vi dicevo. Ginocchio valgo, correzione al centro del piatto. 25% del carico laterale, in questo caso quindi è sufficiente. Ginocchio varo, ognuno ha la sua idea. Vedete che cambia l'autore, cambia la proposta. Questo è Fujisawa, che dice in base allo spessore residuo di cartilagine dove lui lo va a correggere. Questa è una tabella estratta da un lavoro di Lobenhofer, dove lui esprime il valore in gradi
e lo differenzia in base al tipo di patologia, perché è chiaro che se per una procedura legamentosa io vorrò allineare al neutro, se per qualcosa legato a usura vorrò avere una piccola ipercorrezione. Però ripeto, oggi cerchiamo di essere schematici, quindi sceglietemi il 62,5 o l'apice della spina tibiale laterale e progettate su quello quando dovete correggere un varo. Qua veniamo invece a questo altro parametro che è molto importante, che è l'angolo tra la linea di Mikulicz e la joint line. Il valore normale, abbiamo visto prima, è 87 gradi più o meno 3 gradi. Questo è il valore di normalità. La scuola tedesca ci dice che un valore accettabile che si distanzi da questo è 90 più o meno 4. Quindi se noi abbiamo da 86 a 94 possiamo fare un'ostotomia a livello singolo. Se andiamo oltre questo valore, la nostra joint line è troppo obliqua, allora in questo caso dobbiamo fare un'ostotomia a doppio livello. Io poi vorrei una volta discutere su questo 86, perché mi sembra troppo alto, nel senso che io penso che la tollerabilità sul valgo dovrebbe essere un pochino di più, perché se noi pensiamo che il valore normale è 87 più o meno 3, da 87 a 94 ballano 7 gradi, da 87 a 86 solo 1, quindi questa secondo me è discutibile, questa non lo è. Comunque, di nuovo, per non fare cose particolari, diciamo che il nostro riferimento è questo. Quindi io, per misurarlo, come posso fare? Se sono fortunato con un software che mi fa i tagli, è facilissimo. Traccio la nuova linea di Mikulicz, poi cosa faccio? Qua provo a vedere, apro la tibia, intanto ho tracciato la mia joint line. Vedete che cosa succede? Che io ho un'alterazione dei valori tibiali enorme, e alla fine ho un angolo non più favorevole, un'obliquità della joint line. Stessa cosa qui, linea di Mikulicz nuova, ho corretto sul femore, ho un'obliquità della joint line non accettabile. Allora io correggo sopra e sotto, i miei parametri sono molto più vicini alla normalità, ho una joint line accettabile. Ma non c'è bisogno di questo. Con la solita telearti, voi avete tracciato la linea di Mikulicz nuova, senza bisogno di fare il ritaglio, voi sapete che la vostra caviglia andrà qui e la joint line rimane dov'è. Quindi è sufficiente tracciare la joint line, tracciare la linea di Mikulicz e misurare. 96,2 gradi, troppo. Devo fare una doppia ostotomia. Step 3, misuriamo l'angolo di correzione. E questo abbiamo visto prima con il metodo di Miniaci, non è difficile. Quindi qua sulla tibia, per esempio, ho progettato 12,6 gradi. Qua su questo femore ho progettato 8,3 gradi. Poi ovviamente arrotondiamo, 8,3, poi diventano 8, quello lo fa il software. Qua ho fatto un progetto di quella che poi finisce per essere una doppia ostotomia sia sul femore che sulla tibia. E vedete che viene uguale. Viene 16 che sia sul femore e 16 che sia sulla tibia. A questo punto andiamo allo step 4, che è quello della linea di correzione. Io so che devo correggere 12,8 gradi, allora disegno il mio cuneo di 12,8 gradi e poi dovrei misurare, ma a questo punto, una volta che ho disegnato il mio cuneo da 12,8 gradi, mi fermo, perché, come vi dicevo, bisogna detrarre qualcosa è questo valore qui. Perché questo valore qui è quello che ci dice che rischio di overcorrection noi abbiamo. Esistono molti lavori su questo, vedete, questo è il libro base perché si approccia allo stotomia biplanari e si dice che la quantità di deformità in varo che è causata dall'apertura dello spazio articolare laterale deve essere compensata nella pianificazione, altrimenti si avrà un'ipercorrezione. Qua si dice sostanzialmente la stessa cosa. Questi due sono due poster, mi sembra, presentati di recente all'ISACOS, gruppi orientali, se mi ricordo bene, sudcoreani. Qua si ribadisce la stessa cosa. Una cosa importante qual è? Che la differenza tra il joint line convergence angle in posizione supina e in carico è il maggior fattore preoperatorio che può predire un'anomalia di correzione, una discrepanza della correzione tra quello che ho pianificato e quello che ho ottenuto. Queste sono ostotomie fatte col navigatore, cioè col navigatore io ho comunque una discrepanza tra il progetto e quello che ottengo se ho un joint line convergence angle molto elevato.
Quindi questo è molto molto importante per evitare delle ipercorrezioni. Questo studio fa vedere la stessa cosa. Vedete che il joint line convergence angle in questa serie si riduceva nel postoperatorio di circa un grado, ma nel 20% dei pazienti la riduzione era maggiore di 2 gradi. E questo in quali pazienti avveniva? Varo severo con un grande angolo joint line convergence angle preoperatorio. In questi casi il rischio di avere una riduzione del joint line convergence angle maggiore o uguale a 2 è molto alto. Altro problema, variazione individuale. Quindi è difficile da predire. Esistono però delle formule. Questa è la proposta tedesca. Se voi avete una Rosenberg, misurate l'apertura dello spazio laterale, sia il lato affetto che l'altro non affetto. Questa è una costante, questa è la differenza tra l'apertura laterale nel lato patologico e nel lato non patologico. Sotto c'è la larghezza del piatto tibiale e ottenete la vostra detrazione. Il problema qual è? Che spesso voi non avete un lato sano. Questo è il primo problema. Secondo problema, non è detto che abbiate una Rosenberg. Terzo problema, spesso la Rosenberg fa schifo, perché l'altra cosa che i tecnici non insegnano è che il condilo non deve sovrapporsi al piatto tibiale. Quindi non sempre disponete di questo. Oggi non ce l'avete, quindi l'avete vista, ora la conoscete, ora ricordatevi che c'è. Questi sono i coreani che hanno una formula fantastica che ti dice quanto sarà il joint line convergence angle postoperatorio e quanto sarà la differenza, ma si basa su delle costanti e sulla misurazione del joint line convergence angle da supino. Quindi bisogna che oltre alla telearti che è in carico, voi abbiate la radiografia in anteroposteriore a paziente supino. Non è detto che ce l'abbiate. Oggi non ce l'avete. Quindi oggi vi propongo il terzo sistema. Mi spiace che non ho messo il nome della pubblicazione, mi sono dimenticato. Comunque la pubblicazione su Denis, sempre di un gruppo asiatico, che diceva su una casistica di loro pazienti che in modo abbastanza grossolano ogni 2,5 gradi di joint line convergence angle si poteva predire un grado di valgo. Quindi si fa una proporzione, ogni 2,5 gradi si sottrae un grado di correzione. Oggi secondo me, per quello che dovete fare voi, è la cosa più comoda da fare, probabilmente questa è più precisa. Quindi ritorniamo al nostro cuneo di correzione. Abbiamo detto che io qua avevo progettato 12,8 gradi, però ho questo 4,55 il joint line convergence angle. Allora io faccio la mia proporzione, 2,5 sta a 4,55 come 1 sta x, e ottengo 1,82. Questo è quello che devo sottrarre a questo. Il cuneo è diventato di 11 gradi. E poi devo ancora sottrarre l'ingrandimento radiografico. Se vi ricordate l'immagine della radiografia, il tubo era posizionato a 3 metri. Questa è una delle poche cose che è quasi standardizzato ovunque. I tubi vengono messi o a 3 metri o a 1,5 metri. Io ho visto che a 3 metri è descritto quasi ovunque l'ingrandimento del 4%, a 1,5 metri l'ingrandimento del 2%. Quindi parliamo sempre di valori piccoli, però comunque esistono. Quindi per cercare di avvicinarci il più possibile a quello che vogliamo dobbiamo detrarlo e scendiamo un cuneo di 13,4 mm. Adesso io torno un po' indietro. Vi ricordate con che valore partivamo? Se mi ricordo bene partivamo a 18 mm. Abbiamo finito a 13,5. Quei 4,5 mm nella vita del nostro paziente cambiano totalmente quanto vi romperà le palle. Perché se lui ha quei 4,5 mm in più, si sentirà la gamba più lunga, il ginocchio vago, sarà ipercorretto, e anche se probabilmente andrà bene dal punto di vista della cartilagine, non andrà bene dal punto di vista della sua soddisfazione. Perché uno che ha avuto il ginocchio vago tutta la vita si ritrova con un ginocchio troppo vago e vi farà morire. Quindi molto importante ricordarsi di fare la detrazione del joint line convergence angle. A questo punto vi faccio vedere un po' di casi. A questo punto noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anche capire quando i cunei di correzione sono due che cosa fare. Allora io qua ho fatto un progetto per 16 gradi. Dopo quello che avete sentito oggi, qualcuno di voi correggerebbe 16 gradi su un segmento solo? Nessuno. Allora, mi faccio la mia detrazione del joint line convergence angle e scendo a 14.
Dopodiché però, se io decido di correggere tutto sul femore, tutto sulla tibia, rischio di trovarmi in difficoltà, perché questi sono i miei valori di partenza. Io avevo 95 gradi di meccanica lateral distal femoral angle, quindi un varo di 7 sul femore e un varo di 2,5 sulla tibia. Se io aggiungo 14 gradi su questa tibia qua, farò una tibia valga in modo non accettabile. Allora cosa faccio? I miei 14 gradi cerco di distribuirli. Dov'è più varo? Sul femore o sulla tibia? Sul femore. Ne metto 8,5 sul femore e arrivo qua. Non è 88, ma è 86,5. Ne metto 5,5 sulla tibia, arrivo a 90. Non è 87, ma siamo più vicini. A questo punto io ho distribuito la mia correzione sui due segmenti, mettendone di più dove ho più deformità, di meno dove ho meno deformità. Detraggo il mio solito 4% di ingrandimento, questo è il mio risultato. Dovrò fare un doppio livello con un 9,5 di correzione femorale e un 6,5 di correzione tibiale. Questi li faccio andare veloci perché è quello che dovrete fare voi ora. Linea di Mikulicz, analisi della deformità, quindi misurazione dei tre parametri. Meccanica lateral distal femoral angle, qua era 89. Medial proximal tibial angle, qua era 84. Joint line convergence angle era 0. In caso, diciamo, standard, non particolare. Angolo tra linea di Mikulicz e joint line sulla nuova linea di Mikulicz, quella che io avrò dopo la correzione, 91,3. Un valore che ci va bene per poter fare una correzione su un segmento solo. Progetto una correzione da 7,2 gradi, la mia correzione corrisponde a 9,5 mm meno l'ingrandimento radiografico. Non ho detratto la joint line convergence angle perché abbiamo visto prima che era 0, quindi non c'era nulla da detrarre. Altro esempio, ed è l'ultimo, questo è il valgo con cui avevamo cominciato. Questo è il mechanical lateral distal femoral angle, 85,5. Medial proximal tibial angle, 93. Dove lo correggereste questo valgo? Sul femore o sulla tibia? Chi dice femore? Sulla mano? Nessuno. Chi dice tibia? Tutti la tibia. Chi lo corregge veramente la tibia? Nessuno. In giro ne vedete tante di sottrazioni tibiali per il valgo? Poche. Però io l'ho corretta sulla tibia questa. E questo è il suo angolo di convergenza, che è invertito. Questo è quello che vi dicevo prima, che a me non convince molto. Io qua ho un valore di 85,3, ma io una correzione di 8 gradi non l'avrei mai fatta a doppio livello. Infatti ho fatto un culo di correzione di 8 gradi di chiusura tibiale. Quindi, cuneo, solita misurazione della lunghezza, detrazione dell'ingrandimento, risultato finale. Grazie.